O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Sono Finardi Paolo, sono andato nella 118esima brigata Garibaldi all'insurrezione. Una sera suonavano le sirene, hanno portato Mussolini. L'hanno tirato giù e loro poi l'hanno fucilato. E lì all'ambata a casa del popolo. Io c'ero lì due materassini, lì una coperta e via. Dovevamo fare anche la guardia alla cosa a casa del popolo. Sono entrato dentro nella Volante Rossa. Una parte erano disoccupati, gli altri erano operai che lavoravano nelle fabbriche. La polizia aveva occupato la fabbrica Bezzi, no? E siamo andati lì, abbiamo sbattuto fuori la polizia, abbiamo rimesso dentro la commissione interna con gli operai alla Bezzi. E facevamo questi lavori, no? Quando c'è stato l'attentato a Togliatti, dormivamo agli innocenti e mangiavamo lì alla mensa degli innocenti. E dopo tanti anni passavo dagli innocenti e vedevo questi capannoni che erano quasi devastati. Adesso ultimamente ho incontrato gli operai, quelli che ci sono rimasti una cinquantina. Allora alle manifestazioni andavamo giù, come qui che vedete qui, no? Cioè vestiti con le uniformi delle Volante Rosse. In azione tutti, quando andavamo in Piazza Loreto a picchiare la polizia eravamo tutti in divisa. Il combattimento niente divise, normale in borghese. C'era Alvaro qua, qua sono io e questo qua è il camion, il Dodge che abbiamo comprato noi. E fin quando poi è venuto poi l'attentato a Togliatti, perché se moriva Togliatti noi volevamo cambiare, volevamo cambiare l'Italia. Abbiamo occupato la prefettura di Milano. Noi eravamo pronti a far di tutto per arrivare a un'Italia migliore. Un cambiamento sociale in Italia e politico anche, no? Questa idea è fallita dopo il 48, dopo le elezioni che ha vinto la Democrazia Cristiana. E poi dopo noi facevamo quello che dovevamo. Quello che ha comandato il plotone di esecuzione all'uccisione di Eugenio Curiel è rientrato. Allora abbiamo pedonato alcuni giorni, allora lui gli ha tirato tutta la raffica, tutti sopra la testa, lui si è abbassato, allora io ci ho tirato un colpo, lui aveva su un maglione bianco, avevo visto che l'avevo proprio. 70 agenti della scientifica ci cercavano a Milano. Non stavamo più di tre giorni in un posto. Poi dopo siamo andati in montagna, abbiamo attraversato le Alpi. Adesso andiamo a Zurigo. Ci hanno portato di là, ci hanno consegnato i cecoslovacchi, ci portano a Praga. Dopo nel 60 il partito dice: guarda, se siete in grado di andare a aiutare Cuba. E siamo andati a Cuba in un gruppo di 7 italiani. Eravamo armati perché c'era sempre il pericolo di invasioni di questi controrivoluzionari. Fin quando che ha avuto la grazia da Pertini e poi sono rientrato in Italia.